questa edizione del telegiornale in apertura alla cronaca perché il GIP del Tribunale di Siracusa, Giuseppe Tripi, ha deciso di scarcerare il giovane augustano ritenuto responsabile di un'aggressione a un coetaneo qualche giorno fa. Vediamo il servizio. Arresto convalidato ma misura cautelare revocata. Mirko Miduri, il giovane augustano accusato di aggressione nei confronti di un coetaneo, è stato scarcerato. Il GIP del Tribunale di Siracusa, Giuseppe Tripi, ha deciso di imporre al 23enne la misura dell'obbligo di firma. Al termine dell'udienza di ieri, il magistrato ha ritenuto sproporzionata la misura della custodia cautelare in carcere e ha rimesso in libertà l'arrestato. Soddisfatto il suo legale, Beniamino D'Augusta, che ha riferito che il giovane ha risposto a tutte le domande del magistrato, sostenendo che mentre si trovava in Piazza Unità d'Italia venerdì pomeriggio, avrebbe ricevuto per primo dall'altro ragazzo 4 pugni in faccia e per difendersi avrebbe risposto con un solo colpo all'occhio sinistro, lo stesso che già aveva subito un trapianto nei mesi scorsi. Miduri ha anche detto di aver rivolto una frase di derisione che non aveva però nulla a che fare con l'omofobia. Restiamo ad Augusta ma cambiamo argomento. Il segretario della UIL Munafò torna a bacchettare la classe politica sulla questione relativa al depuratore. Sentiamo perché da Beppe Iannini. Si torna a parlare del depuratore comunale ad Augusta e Stefano Munafò, segretario generale territoriale della UIL di Siracusa, non manca di sottolineare come l'amministrazione comunale megarese non si sia ancora fatta carico di una questione così importante. Munafò nelle scorse settimane aveva anche sollecitato la nuova deputazione siracusana dell'ARS, dopo una serie di incontri su cui tavolo in agenda c'era anche la questione ambientale e dunque legata alla depurazione delle acque in territorio augustano. La burocrazia è sempre troppo lenta e dice serviranno anni prima che ci si muova in questa direzione. Se si va avanti di questo passo, credo che nemmeno tra 20 anni Augusta avrà il suo depuratore. Per Munafò, insomma, non c'è più tempo da perdere ed ecco una proposta. Perché non pensare di realizzare un collettore fognario così come è stato fatto per l'isola di Ortigia a Siracusa? Immediato, semplice e di rapida soluzione. Noi abbiamo bisogno di soluzioni rapide, non si può andare dietro alla burocrazia. È arrivato il momento che la politica faccia la sua parte perché solo così è possibile aggirare gli ostacoli e snellire tanti procedimenti. L'ex deputato regionale Vincenzo Vinciullo, boccia senza appello. L'ex deputato regionale Vincenzo Vinciullo, boccia senza appello la proposta del Movimento 5 Stelle di costruire in zona Santa Panagia. Vincenzo Vinciullo dice no alla costruzione del nuovo ospedale in zona Santa Panagia. Per l'ex deputato regionale è assolutamente da bocciare la proposta avanzata dal Movimento 5 Stelle di costruire nei pressi dell'ex Tonnara il nuovo nosocomio della città. Vinciullo lo ha ribadito stamattina in conferenza stampa alla presenza del presidente dell'associazione Lambadoria, Alberto Voscuzza. La zona che è stata individuata è tutta vincolata e di conseguenza su un'area vincolata non può essere realizzata una struttura ospedaliera. Fra altre cose è una delle poche zone della nostra città che è rimasta libera dalla cementificazione e quindi non si capisce come potrebbe questa zona essere oggetta di interventi strutturali così importanti quale quella la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa. Perché vedete che tutti hanno l'idea che l'ospedale di Siracusa deve essere 29.000 metri quadrati, ma non è assolutamente così. 29.000 metri quadrati è un piano. La struttura è oltre 90.000 metri quadrati, anche perché si tratta di un ospedale di 400 posti letto e un ospedale di 400 posti letto non può essere realizzato soltanto su 29.000 metri quadrati. Ci teniamo l'Umberto I, 29.000 metri quadrati per essere chiaro, è un reparto destinato a sale operatori, perché le sale operatori, così come succede negli ospedali moderni, vanno realizzate tutto sullo stesso piano per evitare quello che succede adesso, che mentre si operano in 4 posti diversi devono esserci presenti 4 anestesisti diversi, 4 equipe infermieristiche che assistono. Il problema è un altro, il problema è capire il motivo per il quale
si continua ad ostinare un po' tutti a individuare aree diverse rispetto a quelle che è inserito nel piano regolatore generale della città di Siracusa, che è un piano regolatore, vorrei ricordare, ancorché scaduto, ancora vigente, che produce effetti. E per cui il risultato a cui siamo pervenuti è uno: abbiamo perso il finanziamento, nonostante autorevoli esponenti della politica locale continuano a dire che non è assolutamente vero. Il Consiglio Comunale ha individuato un'altra area, ma quest'area è a forma di L, non si può costruire un ospedale in un'area che è a forma di L. Terza cosa, il direttore generale sta per andare via ed non è stato messo da parte dell'amministrazione comunale di Siracusa nelle condizioni di poter almeno ripresentare il progetto, perché vorrei ricordare che adesso l'attuale governo, o comunque il nuovo governo nazionale, evidentemente andrà a rimodulare i fondi dell'ex articolo 20 della legge 6788, e di conseguenza o noi abbiamo un'area disponibile e anche un progetto di massima consegnato, oppure evidentemente il sogno del nuovo ospedale di Siracusa si infrangerà contro gli incubi di questa amministrazione, che è stata assolutamente inadeguata a quelle che sono le necessità della città, e contro, ecco, proposte strampalate che vengono fatte, perché ognuno la mattina si alza e pensa di individuare una nuova area. A noi non interessa una nuova area, a noi interessa capire perché l'area che è nel piano regolatore generale e che è stato, ecco, fra altre cose, già individuato negli anni 90, per essere chiari, non va bene. Se ce lo spiegano e ci spiegano il motivo per il quale siamo alla ricerca di una nuova area, e ci spiegano soprattutto il motivo per il quale hanno arrecato un danno così grave alla città di Siracusa. Valentini, il comparto agrumicolo è sempre più in crisi colpa a giudizio del sindacalista della CISL Mimmo Bellinvia della concorrenza sleale. Tutti i dettagli in questo servizio. I lavoratori del settore agrumicolo lentinese non riescono a venire fuori dal girone dantesco in cui continuano a ritrovarsi. Mimmo Bellinvia, segretario della FLAI CGIL di Siracusa, spiega quali sono le difficoltà con cui devono misurarsi i braccianti del comparto. Si tratta di concorrenza sleale, se così vogliamo dire, per semplificare il concetto. Stiamo parlando di manodopera che viene da altre zone e che accetta di lavorare a cottimo e sottopagata. Sono braccianti che arrivano nelle campagne lentinesi e che accettano paghe a pochi centesimi per ogni chilo di frutto raccolto. Questo problema era stato già al centro di alcune assemblee sindacali, durante le quali erano stati analizzati vari problemi del settore. Poco dopo il segretario della FLAI si era messo all'opera riuscendo a ottenere una perequazione salariale. Il 15 dicembre il sindacato aveva ottenuto la firma del contratto con tutte le aziende OP, eccezione fatta per una sola che è commerciale. Ora, prosegue Bellinvia, sta succedendo che per gli agrumi interni, quelli che lavorano nei magazzini, si stia utilizzando la tabella contrattuale, mentre per i raccoglitori si stia applicando di nuovo il cottimo e senza rispettare quanto contemplato nel contratto, che prevede in ogni caso il riconoscimento della giornata pari a 60 euro. Andiamo adesso a farla per l'inaugurazione del centro sportivo comunale, presenti oltre al sindaco Gianci. Andiamo adesso a farla per l'inaugurazione del centro sportivo comunale, presenti oltre al sindaco Gian Siracusa, il delegato provinciale CONI, Lido Schiavo. Il sindaco di Ferla, Michelangelo Gianciracusa, ha inaugurato ieri pomeriggio la nuova struttura polivalente destinata agli sport al coperto, ma anche a pratiche di benessere psico-fisico. Al piano superiore, infatti, ci sarà un centro olistico, un gioiellino per la comunità di circa 3.000 abitanti, molti dei quali presenti ieri al taglio del nastro. Il campo di calcio a 5 potrà ospitare anche gare di basket, pallavolo e tennis. Dopo l'inaugurazione, il sindaco ha ringraziato i presenti, spiegando che il centro, inizialmente adibito a teatro comunale, era abbandonato da tempo e che con un investimento di circa 230.000 euro è stato possibile riconvertirlo e destinarlo allo sport. La manifestazione è andata avanti con esibizioni di arti marziali, danze e calcio a 5, inframmezzate dagli interventi del delegato provinciale del CONI, Lido Schiavo, e di altre autorità presenti. Padrini d'eccezione, l'ex campione del mondo di salto con l'asta Giuseppe Gibilisco e la canoista Irene Burgo.
presente anche una delegazione di marittime di calcio a 5, oltre all'ex presidente della provincia Bruno Marziano, al deputato Sofia Amoddio e al sindaco di Porto Palo Mirarchi. Mercoledì sera si terrà una riunione nel corso della quale sarà spiegato come saranno suddivisi gli spazi e da lunedì prossimo la struttura sarà a disposizione della cittadinanza. In chiusura lo sport con il calcio, in Serie D il Palazzolo ha esonerato. Pippo Strano è stato esonerato dal Palazzolo. Il tecnico catanese paga i risultati negativi ottenuti dalla sua squadra. Al suo posto Giancarlo Betta. Dobbiamo lavorare con serenità per raggiungere il nostro obiettivo, ha detto il neo allenatore giallo-verde. Ringrazio il presidente per la fiducia che ha riposto nei miei confronti. Mi sento anche di dire che quando si sostituisce un collega non è mai bello, ma in questo caso mi dispiace doppiamente perché considero Pippo Strano una persona vera e per bene. Cercheremo di continuare il lavoro fatto e di consegnare la salvezza a questa squadra che a dicembre ha perso qualche sicurezza. Al nuovo allenatore sono arrivati gli auguri di buon lavoro del patron Graziano Cutrufo. Era necessaria una svolta e abbiamo puntato su un allenatore importante per questa categoria, ha detto Cutrufo. Resto convinto che era una scelta che andava fatta. Benvenuto a Mister Betta e tanti auguri di buon lavoro. Bene, questa è la nostra ultima notizia. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e l'appuntamento alle prossime edizioni.